Ma per me è stata un'opportunità che è venuta nel momento proprio giusto, secondo me è un progetto molto, molto bello, e una squadra in crescita che si è vista anche nei finali di quest'anno, e io sono orgoglioso di venire qua e provare, perché non è mai sicuro, ma provare di dare il mio meglio per far crescere questo progetto. Ancora 2 anni e hai sposato il progetto prima di vincere lo scudetto. Il presidente ha detto che saresti costato molto di più se avessi detto sì. Beh, non credo, alla mia età il prezzo sempre si abbassa, non si alza mai più, però comunque sono contento, arrivo comunque vincendo uno scudetto, però questo non vuol dire che non ne voglio vincere un altro. Ti hanno chiesto di fare anche da chioccia ad alcuni giovani giocatori emergenti che Milano ha portato appunto in titolare in Superlega. Come ti porrai con loro, con Paolo Porro e con altri? Sicuramente sto portando una certa esperienza e sarò felice se riesco a trasmettere qualcosa ai ragazzi, non solo ai quelli più giovani, ma generalmente alla squadra. Sarà il mio compito, proverò di fare il mio meglio e vediamo che tipo di squadra faremo e che tipo di gruppo faremo, ma sono molto fiducioso perché ho visto una squadra molto abile, molto, molto combattente o combattiva? Combattiva. L'ultima domanda, una piazza importante come Milano, una metropoli, arriva da Trento, da città di provincia, come sarà il tuo approccio per far entusiasmare ancora di più sul volley? Ma da quello che ho visto il mio approccio non serve tanto, perché l'entusiasmo c'è già, è una terra fertile su quel punto di vista, perché ai finali si è visto palazzetti pienissimi, veramente belle immagini che ho visto durante le serie finali. Immagino di poter partecipare a una cosa così, per me sarà veramente un piacere e mi aggiungo volentieri. Tra pochi giorni parte la campagna abbonamenti, perché dovrebbero venire a vedere tutta la stagione Matei Kasinski, i milanesi? No, non devono venire a vedere Matei Kasinski, ma devono venire a vedere la Milano Volley. Secondo me noi faremo di tutto per far divertire la gente e per farli vivere più successi possibili. Grazie.